benissimo. Allora, il Partito Democratico è in crisi, c'è stato un disastro alle elezioni politiche, addirittura qualcuno ha titolato chiudere il PD per salvare la sinistra. Quante volte abbiamo effettivamente sentito in queste settimane e in questi mesi, dalle elezioni, anche il termine rifondazione in quest'area e all'interno di questa scena politica italiana? Ecco, questi titoli e queste affermazioni da diverso tempo ormai ruotano attorno al Partito Democratico e oggi oggetto principale di questo nostro quinto incontro seminariale all'interno del circuito della storia istituzionale dei partiti politici italiani è poi il Partito Democratico. Mi presento, sono Giuseppe Della Gatta, associato Vivionina, e con noi oggi abbiamo un graditissimo ospite, l'onorevole Goffredo Bettini, di cui ringrazio per la felice presenza qui. Goffredo Bettini è uno storico esponente del Partito Democratico e fin da giovanissimo ha militato negli ambienti della sinistra comunista e ha accompagnato sempre il suo attivismo politico con una grande passione per la cultura e per il cinema in particolare. È importante ad esempio la sua esperienza con persone del calibro di Pasolini, ecco. Ma nella sua esperienza politica è stato anche europarlamentare, senatore e deputato, nonché primo coordinatore dell'allora neonato Partito Democratico. Bettini oggi ci accompagnerà in questo nostro convegno con il suo ultimo scritto da poco pubblicato, ovvero A sinistra da capo, ecco, edito da Paper Fist. In poco tempo questo libro è diventato un po' il punto di riferimento nel dibattito interno al Partito Democratico, che si sta avendo appunto in questo periodo di riordino interno delle idee. Bettini cerca di fare chiarezza su quella che dovrebbe essere l'anima del partito di riferimento dell'area di sinistra italiana e progressista e fa autocritica, ma suggerisce anche degli spunti molto interessanti nel revocare probabili e papabili linee del futuro di questo partito. Ci tengo poi oltretutto a ringraziare ovviamente il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il professor Vittorio Amato, e oltremodo la persona che ci ha permesso la realizzazione di questi nostri incontri, il professore Franco Vittoria. Una menzione particolare infine va ai tecnici e redattori di Radio Radicale che ci hanno onorato dell'opportunità di trasmettere direttamente dal nostro dipartimento questo interessante convegno. Come ormai di rito, lascio ora la parola al professor Amato. Allora, grazie a tutti per essere qui, grazie soprattutto all'onorevole Bettini e grazie al collega Franco Vittoria per aver, come dire, stimolato e fattosi artefice di questo incontro. Dunque, è un pomeriggio, immagino, denso, anche perché non troppo tempo fa ho avuto l'occasione di assistere alla presentazione del libro dell'onorevole Bettini presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dove un insieme di ospiti, tra cui l'onorevole D'Alema, si sono esercitati in un insieme di considerazioni intorno al tema che viene affrontato nel libro. Innanzitutto mi sentirei di dire che il problema non è strettamente legato al PD. È ovvio che essendo in Italia ed essendo il Partito Democratico il maggior esponente del centro-sinistra italiano ci sia un riferimento al Partito Democratico, però io credo che il ragionamento vada esteso, come dire, a 360 gradi sul tema della sinistra. E soprattutto, rifacendomi a quanto ho sentito l'altra volta nelle parole dell'onorevole D'Alema in particolare, credo che ci sia da fare qualche minimo di correzione di tiro. Per chi non era presente, giustamente, l'intervento dell'onorevole D'Alema era tutto incentrato sul processo di globalizzazione e come di questo processo di globalizzazione abbia impattato in modo diverso, producendo sostanzialmente un gigantesco spostamento di ricchezza tra paesi più sviluppati, paesi meno sviluppati,
spostamento di ricchezza e di capacità di reddito, direi nello stesso tempo. Però all'interno di questo lungo processo, che come voi ben sapete se avete seguito il mio corso è iniziato all'inizio diciamo degli anni 90, c'è da fare secondo me una ulteriore specificazione, e cioè c'è stato un momento che io credo possa essere considerato come lo spartiacque vero di quanto sta accadendo in Europa, in giro per l'Europa e anche negli Stati Uniti. E mi sto riferendo in particolare alla crisi economico-finanziaria tra il 2007 e il 2008. Ora, questa crisi ha impattato in modo devastante all'interno dell'Europa, ma anche e soprattutto degli Stati Uniti. E il ragionamento a proposito di cosa sia la sinistra, di cosa debba interessarsi la sinistra, credo che non possa prescindere dall'osservare che soprattutto in occasione di questa crisi, che giusto così per ricordarci è la più grande crisi economica che si sia mai verificata nella storia dell'umanità, perché per dimensione, effetti e conseguenze è stata un multiplo della crisi del 29, che viene citata in tutti i libri di storia economica come uno degli eventi diciamo più drammatici della storia economica del Novecento. Dicevo, questa crisi ha prodotto degli effetti che sono molto territorialmente visibili. Cioè, quello che è accaduto, e come dire, questo l'ho ripetuto più di una volta, è che anche e soprattutto in Europa noi abbiamo assistito negli anni immediatamente successivi ad un processo di concentrazione territoriale dello sviluppo. Questo processo si era già avviato con i primi effetti della globalizzazione, ma proprio in conseguenza di questo evento ha avuto un'accelerazione direi estremamente sensibile. Cioè si è creato un nocciolo duro dell'Europa che ruota intorno alla Germania ed alcune regioni della Polonia, che tanto per farvi capire, negli anni in cui diciamo il prodotto interno lordo crollava in tutti i paesi del mondo, ha fatto sì che in queste regioni, perché secondo me il tema dello sviluppo va analizzato a livello regionale, in queste regioni si registrassero incrementi del prodotto interno lordo annui del 17%. Cioè il mondo crollava, ma alcune regioni della Germania e quelle confinanti della Polonia, più alcune altre regioni centrali come l'Île-de-France, eccetera, nonostante tutto continuavano a crescere. Accanto a questo si è verificato un processo di estrema periferizzazione dello sviluppo. E proprio questo processo di periferizzazione dello sviluppo, io credo che debba essere osservato con attenzione a tutti coloro che si interessano dei problemi e del futuro della sinistra. Perché se noi andiamo a volo d'uccello a guardare che cosa è successo in giro per il mondo, ci accorgiamo che Trump negli Stati Uniti, in quegli anni, immediatamente successivi alla crisi, viene eletto perché alcuni stati centrali che tradizionalmente votavano democratico, una volta colpiti dalla crisi e dagli effetti stratificati dell'inflazione, cominciano a votare per il Partito Repubblicano, che è un Partito Repubblicano completamente diverso da quello che avevamo conosciuto. Prima c'era un Partito Repubblicano negli Stati Uniti che era di stampo sostanzialmente liberista, multilateralista, eccetera. Quello di cui si fa interprete Trump è viceversa una destra repubblicana, letta con gli occhi, diciamo, degli Stati Uniti, che è una destra protezionista. E che è una risposta alla paura, una risposta alla paura di quegli stati centrali industriali che avevano perso completamente rilevanza nello scenario economico
globale e nello stesso tempo avevano perso occupazione, avevano assistito ad un processo di deindustrializzazione e così via. Risposte che, alle quali il Partito Democratico negli Stati Uniti non era stato capace di dare. Se andiamo un po' più oltre e andiamo a vedere che cosa accade per esempio nel 2016 con la Brexit, ci accorgiamo che il massimo dei voti favorevoli all'uscita dall'Unione Europea vengono espressi nella regione delle Midlands, che è una regione che sta a nord di Londra, parecchio a nord di Londra, dove tradizionalmente c'era l'industria pesante, le acciaierie, le miniere e tutto l'indotto che era conseguente, che ha preso batoste micidiali con il processo di globalizzazione, ma soprattutto con la crisi economico-finanziaria del 2008. Se andiamo a vedere cosa accade in Francia, ci accorgiamo che il partito della Le Pen, che per molti versi si fa interprete di istanze simili a quelle che Trump sosteneva negli Stati Uniti, in termini di protezionismo, nazionalismo, difesa dell'industria nazionale, eccetera, attecchisce dove? Nelle regioni del nord, che sono quelle che prendono le batoste della crisi, e nelle regioni del sud, che sono quelle nelle quali anche qui abbiamo i più alti tassi di disoccupazione. In Germania, le regioni orientali, quelle che erano state portate dentro con l'unificazione, che sono tradizionalmente rispetto ai tempi dell'unificazione, anche quelle meno sviluppate, sono quelle all'interno delle quali Allianz für Deutschland, anche qui portatrice di istanze nazionaliste, protezioniste, eccetera, prende più voti in assoluto. La situazione dell'Italia è una situazione un po' diversa in quel momento, però è una situazione che vede in termini di risultati elettorali, sto parlando non delle ultime votazioni ma di quelle precedenti, un'Italia totalmente spaccata a metà, in cui abbiamo un mezzogiorno oramai dimenticato dalla politica nazionale e sempre più, diciamo, affetto dagli effetti della crisi economica e della globalizzazione, nel quale prevale in modo determinante il Movimento 5 Stelle, il quale si fa portatore di un'istanza di mantenimento del reddito. Viceversa, nel nord più sviluppato, da un certo punto in poi c'è una piccola isola in quel momento dove il Partito Democratico prende un po' di voti, no? Nell'Italia centrale, l'unica macchietta rossa del risultato elettorale di quella tornata, prevale l'istanza della Lega con la flat tax, la liberalizzazione e così via. Perché dico queste cose? Perché alla fine quello che si può notare è che c'è stato un paradosso dove c'è stata una sorta di mutazione genetica di quella che tradizionalmente era la destra sia negli Stati Uniti sia in Europa, destra che si era caratterizzata per i suoi tratti liberali innanzitutto, ma che viceversa si trasforma in una destra protezionista, isolazionista, antieuropeista per quanto riguarda l'Europa, manifestando delle, o meglio, mettendo il cappello, possiamo dire, non su delle istanze di sinistra, ma piuttosto su delle istanze di protezione che vengono fortemente avvertite da tutti quei ceti e quei territori soprattutto, e ribadisco che il tema dei territori è un tema molto rilevante, che rispetto ai processi di globalizzazione, agli effetti della crisi economico-finanziaria, sono stati maggiormente danneggiati. Non mi trattengo oltre, offro, diciamo, questa piccola lettura come spunto della riflessione di oggi pomeriggio, però insomma, rispetto al tema che era un po' dominante anche l'altra volta, cioè questo della classe dirigente, manca la classe dirigente, bisogna stare sui territori, bisogna stare sui territori, ma soprattutto su certi territori. Non si può fare, diciamo, una
equivalenza tra il Baden-Württemberg e il Mezzogiorno d'Italia, insomma. Fermo restando che queste differenze continuano a esistere anche nel nostro paese, però io credo che il discorso sia molto legato in generale alla sinistra, a cosa debba fare la sinistra in Europa, non soltanto in Italia, quali siano oggi i tratti distintivi della sinistra. Vabbè, mi taccio, passo la parola al professor Vittoria, prego professore. Con il professor Vittorio Amato, con Vittoria avevamo già discusso dopo la presentazione fatta all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, cioè di come bisognava atteggiarsi quando si ragionava di sinistra. Io ringrazio Goffredo Bettini, per chi non lo conoscesse, Goffredo Bettini è un testimone di questo tempo, ma è anche, diciamo, un intellettuale prestato alla politica. Per cui la sola conoscenza di Pierpaolo Pasolini ne fa uno scrigno da ben conservare. E questo, diciamo, significa che la politica, quella che abbiamo tentato, no, di spiegare anche in questi seminari, ha anche una grande capacità legata alla cultura politica. E il libro di Goffredo Bettini è un po' anche questo, cioè è il tentativo, oltre ad essere una sorta di biografia, è il tentativo di riqualificare la politica con il senso dell'umano. Perché il senso dell'umano? Perché Goffredo spiega che diventa difficile riorganizzare una comunità, diventa difficile riorganizzare un partito, diventa difficile riorganizzare uno spazio, un luogo, se tutto ciò non è attraversato da un sentimento. Perché se no il rischio è di costruire un fatto burocratico, di costruire una mera organizzazione, cioè una macchina senza anima. Allora il libro, che attraversa anche alcune fasi importanti, perché quando Goffredo spiega, cioè, ma in fin dei conti la politica dovrebbe essere il riscatto dei più deboli nei confronti dei più forti. E questo dovrebbe essere il paradigma della sinistra, no? La sinistra che tenta di riorganizzare gli invisibili, gli ultimi, i penultimi, quelli che hanno avuto una difficoltà e riammetterli nel tempo, nei luoghi del contesto, diciamo, delle istituzioni. Il direttore diceva: però noi non possiamo immaginare che questa sinistra non tenga conto di quello che accade nel mondo, cioè di quello che accade soprattutto nel contesto non solo italiano, perché quando fa l'esempio di Trump, dice il direttore, guardate che c'è qualcuno che è riuscito a parlare in modo più diretto con alcune questioni che solitamente sono di sinistra, ma che con un messaggio un po' più chiaro e con un messaggio più diretto è riuscito a cogliere le corde sentimentali in quel momento. E questo sta anche ad altre premesse. Quali sono le premesse? Noi abbiamo avuto tre crisi sistemiche. Una è negli anni 80-90, dove l'epicentro
del terremoto è stato il sistema dei partiti di governo. La seconda è quella del 2007-2008, una crisi economica finanziaria seria, drammatica. E ancora stiamo attraversando la terza, quella della pandemia sanitaria, del welfare. E a queste tre crisi la difficoltà della politica in generale, ma soprattutto della sinistra, che invece di cogliere e di riordinare le idee per capire come interpretare queste crisi, cioè di come riorganizzare le domande, ha ogni volta tentato di cogliere più l'occasione che veniva in quel momento, per cui qualche volta il Papa straniero, qualche volta una coalizione, qualche volta, diciamo, le occasioni di riorganizzare un partito che non tenesse conto poi di come far confluire radici, sentimenti, modernità. Allora, su questo è ovvio che Goffredo Bettini in questo libro dice: ma noi per riorganizzare la sinistra dovremmo anche recuperare parole, dovremmo avere anche la sensazione di riqualificare quello che è la politica, perché se poi la politica diventa solo l'occasione dello scontro, e lui accenna a quello che accade nel Partito Democratico, quando dice: io non vorrei che il partito diventasse una sorta di correnti ossificate, dove lo scontro è più tra fattori personali rispetto a quello che è la concezione delle idee. In un seminario noi abbiamo visto che nel 1954, a proposito della Democrazia Cristiana, vi erano tre correnti. Ma tre correnti che avevano, lasciamo stare poi lungo il percorso la degenerazione, ma tre correnti che erano aree di pensiero. Cioè Dossetti aveva un'idea diversa del patto atlantico rispetto a De Gasperi, così la fase statuale da parte di Fanfani, così l'intervento dello Stato nell'economia da parte, diciamo, dei keynesiani. Tutto ciò significava avere una concezione di pensiero. E Goffredo dice: se poi il partito, e il partito che dovrebbe incorniciare quello che è il modello della sinistra, non ha dentro aree di pensiero, ma aree che in alcune occasioni diventano agenzie di collocamento, è ovvio che poi si crea un cortocircuito tra chi dovrebbe votare e chi dovrebbe dirigere. E in tutto ciò, naturalmente, Goffredo Bettini, che ha ancora la passione civile per dedicare il tempo a costruire, diciamo, un fatto nuovo, è ovvio che dice: attraverso un passaggio culturale che è la scrittura di un libro, il libro può essere ancora quella scintilla che fa innamorare le nuove generazioni di cosa? Dell'idea che la politica debba cambiare il mondo, perché se la politica non ha questa mission, non ha questa vocazione, non ha il fatto di ribellarsi contro i soprusi, la politica diventa altro, diventa accomodamento. Ecco perché poi la scrittura di un libro, l'idea di formulare un pensiero, l'idea di mettere insieme anche altre questioni, cioè dice: noi su questo abbiamo bisogno, dentro questa sinistra, anche del cristianesimo solidale. E quindi il messaggio di Papa Francesco, il messaggio di un cattolicesimo solidaristico, è il
pensiero giusto per incrociare questo passaggio e fa un altro, diciamo, pone un altro quesito. Dice, ma tutto sommato, che poi sono le cose che il direttore Amato ha citato, ma tutto sommato questa sorta di capitalismo, questa sorta di idea economica è ancora quella giusta in questo momento? E a me viene in mente l'enciclica di Paolo VI, quella sulla distorsione economica del 1967. Come possiamo immaginare lo sviluppo senza la condizione di tenere l'umano al centro? E Goffredo si chiede se l'idea di questa economia, di questo turbocapitalismo, di questa finanza senza umanità possa ancora reggere. È ovvio che Goffredo ritiene che tutto ciò sia dentro il modello di un partito. Quando Scoppola, in questo bellissimo libro che è La Repubblica dei Partiti, racconta dell'idea del compromesso storico tra Moro e Berlinguer, dice però in quella fase c'è un neo. Sia Moro che Berlinguer ritengono che il tutto passi attraverso il sistema dei partiti. E probabilmente tutti e due i leaders, tutti e due, non hanno percepito che c'è la necessità anche in quel periodo di cambiare le istituzioni. Quindi non solo un tema dentro i partiti, ma un tema delle istituzioni. Tanto che poi arriverà dopo la vicenda del Midas, chi porrà l'idea della grande riforma di questo paese. Allora, questo testo è un testo che certifica soprattutto come la politica è soprattutto l'idea del non dilettantismo, cioè la politica è vocazione, e attraverso l'idea di questo pensiero che Goffredo Bettini scrive c'è anche un altro dato un po' più umano. E io che ho, diciamo, con Goffredo un rapporto privilegiato da anni, quando mi ha raccontato, dice, sai, il segretario nazionale voleva ancora candidarmi, e dico, ma tu che cosa hai fatto? Dice, ma assolutamente, il mio tempo per quanto concerne quella modalità è terminato. Cioè, e spiega che ci sono stagioni in cui bisogna seminare e stagioni in cui bisogna raccogliere. E le modalità, quando ragioniamo della crisi delle forme politiche, le modalità di fare politiche hanno una molteplicità di funzioni. Ecco perché, diciamo, quando si ragiona di questo intellettuale prestato alla politica, io ci vedo un po' anche l'idea, se vi è capitato di leggere L'uomo senza qualità, no? Quando dice che ci sono due tipologie di uomini: quelli che si fermano a quelle che vedono e quelli che invece cercano di vedere quello che a prima vista non si riesce a vedere. Questo significa avere la percezione della visione. Allora, questo è anche un po' un libro che è visionario ed è l'idea che la politica, prima che diventi organizzazione, è soprattutto pensiero. Cioè non si può organizzare un pezzo di parte come è il partito senza tenere in testa l'idea del pensiero. Io vi consiglio di leggerlo e soprattutto vi consiglio di ascoltare chi è stato testimone
di questo tempo, ma è stato soprattutto testimone e amico dei più grandi intellettuali di questo paese. Grazie. C'è qualche domanda? Prima che... No, mi dai quell'asta lì che io parlo meglio. Vogliamo... Sì, ok. Come devo fare? Vai tu. L'asta. Qual è l'asta? L'asta? Forse l'altro, che questo è il piccolo. Va bene, quello che c'è. Buonasera a tutti voi, ragazze e ragazzi, di questa importante, direi decisiva per il Mezzogiorno, ma non solo per il Mezzogiorno, università. Grazie al direttore Amato e grazie a Franco Vittoria, voi che partecipate a questo seminario che riguarda la politica. Oddio, si potrebbero dire tante cose, dilungarmi anche in dettagli che possono essere interessanti, però io vorrei andare al nucleo del mio ragionamento, offrirlo a voi, sperando poi che qualcuno abbia la pazienza di leggere questo libro e di farsene poi un'idea. Il libro parte da una constatazione, se volete, amara della vita, che sicuramente voi avrete percepito nella vostra esperienza privata, e cioè in tante occasioni, magari dovute a una famiglia un po' autoritaria o a una scuola che certe volte prevede più la punizione che non lo sviluppo della personalità dei ragazzi. Adesso ho risentito riecheggiare parole in queste settimane piuttosto stravaganti, cioè la bontà dell'umiliazione per i giovani, per far crescere i giovani. Insomma, nella vostra vita avrete sicuramente affrontato, perché attraversa tutta la vita, la sproporzione tra la forza e la debolezza. Ma persino quando un ragazzo unilateralmente o una ragazza unilateralmente ti lascia, senza spiegare il perché, te l'ha capitato, che non vuole parlare, un esercizio di forza muto, che non accetta replica. Questo sentimento di sproporzione, questa dinamica così crudele, fa parte della vita. Noi non ci soffermiamo con il pensiero molto su tutto questo, però ci sono delle pagine di Leopardi, che in parte io riprendo nel libro, stupende. Perché Leopardi dice: in un giardino che a noi appare, a noi umani, no? Appare così bello, con i suoi aiuoli, i suoi fiori, le sue stradine, i suoi laghetti. Però questo giardino sotto sotto nasconde un inferno di lotta tremenda per poter sopravvivere. È la lotta delle formiche che non hanno voce, è la lotta delle piante che vengono sradicate, e la lotta dei fiorellini, delle margherite che magari sono schiacciate senza manco che qualcuno se ne accorga dalla passeggiata della donzella che viene ritratta da Leopardi in toni molto poetici. Quindi dentro un giardino che sembra meraviglioso, la vita è attraversata dalla lotta.
una lotta spietata. È una lotta spietata che porta naturalmente, ha portato nel corso dei secoli alla selezione delle specie, ma che comunque permane nel corso dei secoli sempre. E se volete è la partenza di un discorso sulla politica. Perché la politica organizza questa violenza. La politica è lo strumento che si sono dati gli umani nel corso della storia, uno strumento anche di fondamentale di civilizzazione, che però organizza una società, una vita, che altrimenti sarebbe anche per gli stessi esseri umani impossibile, allo stato selvaggio, istintuale, barbaro. Se è così, la sinistra che funzione ha? Almeno come io l'ho concepita. Io mi sono iscritto al Partito Comunista Italiano giovanissimo, avevo 14 anni. E allora ci si poteva iscrivere a 18 anni. Io mi sono iscritto con un sotterfugio, perché allora i comunisti erano molto abili, diciamo, nell'accalappiare i giovani. Io ero appassionato di cinema, soprattutto del grande cinema sovietico, del realismo sovietico, quello rivoluzionario e post-rivoluzionario. Non so se qualcuno ricorda qualche titolo, gli è capitato in televisione, attraverso le piattaforme, di rivedere questi grandi capolavori di un tempo, ormai di più di 100 anni fa, grandi autori. Eisenstein, Dovzhenko, Putovkin, Zygavertov. E allora io, incuriosito, mi avvicinai a una sezione del Partito Comunista che faceva questi cineforum. C'era una persona molto, molto abile, molto intelligente, molto colta, che si chiamava Bruno Grieco, che era figlio di Ruggero Grieco, uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano, nel 1921. E lui mi disse: no, guarda, non solo puoi venire al Cineforum, ma presenta questi film, presentali tu a 14 anni, in una sala pienissima. Mi toccò questa prova, insomma, che credo me la cavai, ma insomma, per me fu un grande orgoglio. Io mi sono iscritto però a quel partito un po' occasionalmente per i film, ma certamente non per le letture che avevo fatto. A 14 anni chi ha letto Marx? Chi ha letto Gramsci? Chi ha letto Togliatti? E allora la domanda è molto semplice, molto nucleare. E vale a dire, io mi sono sentito parte di quel movimento, di quella sinistra, perché ho pensato che quello era lo strumento migliore per riequilibrare i rapporti di forza tra chi sta sotto e chi sta sopra. A me mi capitò una volta in spiaggia, io andavo a Senigallia, che era dove mio nonno aveva una casa, mi capitò in spiaggia, me lo ricordo vivamente, c'erano questi figli della borghesia, piuttosto arroganti, alcuni della nobiltà marchigiana, che non è una delle nobiltà, diciamo, più aperte di testa, perché era una nobiltà papalina. E mi ricordo che a un certo punto ci fu una rissa sulla spiaggia tra un povero bagnino che sarà stato figlio di un contadino e uno di questi borghesi o giovani nobili con la puzza sotto il naso, e dove la sua preoccupazione fondamentale era quella di essere servito. E questo bagnino a un certo punto, probabilmente perché gli aveva avuto, insomma, degli ordini un po' bruschi, ma di uno che aveva la sua stessa età, si rivoltò contro questo atteggiamento, e siccome aveva un po' più di senso pratico del giovane borghese o nobile che sia, prese un remo di un pattino, lì ci sono i pattini, si chiamano pattini, un mosconi, non so come, e io lo diede in testa. Io ebbi una sorta di sensazione di liberazione,
Perché? Non lo so perché. Perché sono più buono? Non lo so, non credo. Ma proprio perché la mia fragilità psichica, cioè la mia stessa corporeità, soffriva nel vedere, soffrivo io, non è che era un atto moralistico per gli altri, soffrivo io nel vedere il sopruso senza replica. Quando c'è quell'apnea degli ultimi, che non hanno né gli strumenti, né la possibilità, né la forza di poter replicare a un'offesa, gli offesi destinati al silenzio. Quindi io ho sentito che la sinistra, poi magari sbagliandomi, ma è così, è stato questo il movimento interiore che mi ha portato a militare fin da quando ero ragazzo, per non lasciare mai nel corso della mia vita quella parte politica, la sensazione di insopportabilità di un esito che non ha la possibilità di essere contrastato. Non so se qualcuno di voi ha sentito il nome di Pietro Ingrao, che è stato un grande dirigente del Partito Comunista Italiano, una delle personalità più importanti della sinistra del dopoguerra, e Ingrao mi disse proprio questo, dice: Goffredo, guarda che io sono arrivato nel 1940, tra il 39 e il 40, a prendere la tessera del PC e quindi a fare poi anni di lotta clandestina, perché per me, cioè per la mia persona, per la mia psiche, per come sono fatto, per il significato della mia esistenza, io non sopportavo l'idea che Hitler conquistasse tutta l'Europa. Ho sentito cioè la voglia di combattere. Quindi vedete, quando si parla di politica si parla sempre un po' di se stessi. Non c'è una politica astratta, c'è sempre una carnalità della politica, un sentimento vivo, personale, di passione. E la politica nasce dallo scontro che l'individuo ha nel momento in cui costruisce quella che Jung chiamava l'individualizzazione, cioè quando si è nella fase della vita. Voi l'avete in parte superata, ma poi continua, in cui, non so se vi è capitato, in cui costruendo se stessi non si affastellano le cose, i bambini assorbono tutto. Poi Jung dice: quando incominci a crescere selezioni, ti alleggerisci, scarti ciò che non ti interessa, appunto levighi gli scarti che non fanno fino in fondo il dovere dentro di te, e cioè ti fanno crescere a seconda delle tue esigenze, di ciò che veramente vuoi e di ciò che veramente senti. Ecco, la politica non può non intrecciarsi a questo processo di individualizzazione. Cioè quando tu senti una resistenza esterna, vuoi venire fuori con ciò che senti dentro come i tuoi talenti e trovi un ostacolo all'espressione della tua vita. E allora in quell'ostacolo senti che sì, devi replicare l'ostacolo, ma certe volte non ce la fai e hai bisogno degli altri, hai bisogno di uno strumento pubblico che ti aiuti a costruire una vita migliore. E la politica, la vera politica, ha questa radice umana. Ha ragione Franco Vittori, che ama molto Moro e per certi aspetti ve l'ha insegnato nel corso di questi anni, anche facendomi approfondire certe letture. Moro diceva proprio all'inizio del dopoguerra, quando ancora non era democristiano, non era iscritto alla DC, ci sono delle pagine bellissime di Moro in cui dice: io non concepisco, non riesco neppure a concepire una politica sopraelevata alla vita e alle persone. Questo è un messaggio importante. Perché è importante, soprattutto per la gioventù, secondo me, nel libro c'è molto questo, perché la gioventù sente la politica molto estranea, la politica tradizionale, i partiti, anche persino scostanti, ma quella non è tutta la politica, quella è la politica che ha preso forma in questa fase storica.
ma la politica vera è quella che tu coltivi dentro di te per liberare te stesso. E io sono stato da una parte per tutta la vita, perché ho pensato che quella parte tra alti e bassi facesse questo mestiere meglio degli altri. Però questa rivolta, chiamiamola così fra virgolette, nell'Ottocento e il Novecento ha preso forma politica più stabile. Nell'Ottocento e il Novecento ha preso la forma dei partiti socialisti, nascono i partiti socialisti nella seconda metà dell'Ottocento, e poi la forma nel Novecento della rivoluzione del 17. Questi sono due momenti in cui questa spinta al riscatto era stata, che noi possiamo intravedere in tutta la storia umana, da Spartacus. C'è un bellissimo film di Kubrick, Spartacus, interpretato da Kirk Douglas, che racconta politicamente quella rivolta. E poi che tante le rivolte dei contadini tedeschi, Pugačov, oppure i Ciompi. C'è la storia di rivolte umane che erano mosse da questo sentimento di cui parlavo prima. Però la forma di questo sentimento più stabile e organica si è avuta con i partiti socialisti e con il 17. La forma politica. Ora, sappiamo come è andato a finire il socialismo reale, poi ci tornerò un attimo, cioè i partiti, cioè gli stati che sono venuti dopo il 17, però io nel libro faccio una differenziazione tra gli orrori e gli errori del comunismo reale e invece quel lampo. Perché quel lampo, al di là di quello che è successo dopo in quei paesi, quel lampo ha illuminato l'intero pianeta. E in nome di quel lampo, e cioè della prima volta nella storia, in cui nella concretezza di uno Stato, quelli che stanno sotto vanno dentro il palazzo d'inverno e comandano, per la prima volta questo è successo, ha illuminato tutti i diseredati del mondo, quelli che non avevano storia e che lì hanno trovato un appiglio per i loro processi di liberazione e di avanzamento umano. Quindi il 17 e i partiti socialisti, due modi, due forme che hanno contrassegnato la fine dell'Ottocento e tutto il secolo e che hanno accompagnato anche gli straordinari, straordinari anni della democrazia italiana dopo la guerra. 30 anni, i 30 anni felici della democrazia. Perché felici? Perché sono stati anni di crescita, ma sono stati anni, io vi prego di rileggere e poi ancora rileggere la Costituzione italiana, sono stati anni nei quali, sulla base della Costituzione italiana, le masse via via si sono ulteriormente emancipate e c'è stato un continuo progresso sociale, non senza conflitti, ma un continuo processo sociale e politico. E questo perché è stato il miracolo dei partiti di massa. Voi non li avete conosciuti, ma 30 anni di democrazia italiana sono stati innervati dal Partito Comunista, dalla Democrazia Cristiana, dal Partito Socialista, da certe forze laiche. Penso anche alla forza del Partito Repubblicano, che allora era guidato da Ugo La Malfa, che era un partito di stampo azionista, quindi prevalentemente di classe dirigente illuminata, ma aveva anche grandi radici popolari. In Emilia Romagna era un partito di massa, nei Castelli Romani era un partito di massa, in parti della Sicilia era un partito di massa, per dire. Ma perché questi partiti hanno avuto così grande fortuna? Come mai sono, certo, per classi dirigenti estremamente colte, estremamente foraggiate anche dagli anni del fascismo, questo certo, classi dirigenti di primo livello, De Gasperi, Togliatti, vabbè, sono nomi che probabilmente nelle vostre lezioni avete
in parte assimilato, questo non c'è dubbio, ma sono diventati grandi perché questa classe dirigente ha trovato un pertugio fondamentale nella Costituzione italiana. Perché i costituenti geniali, i costituenti italiani, sapevano molto bene che la democrazia italiana era una democrazia fragile. Lo sapevano. Perché la democrazia italiana avviene attraverso un processo risorgimentale, diciamo, d'élite, fatto condotto peraltro da una monarchia invisa da gran parte degli italiani. Non fu certo una marcia trionfale. E poi c'è stato il periodo notabilare, e tutto il Parlamento italiano all'inizio del Novecento era un Parlamento notabilare, segnato molto ancora dal censo. Poi c'è stato il fascismo, quindi la resa della democrazia a una dittatura. Quindi quando hanno fatto la Costituzione, i costituenti si sono posti questo problema. Ma dobbiamo fare una Costituzione che è fatta solo di principi, ben indicati lì, e che devono guidare, diciamo, la comunità nazionale? Oppure noi dobbiamo fare una Costituzione dinamica, e cioè stabilire alcuni principi e indicare che questi principi devono essere inverati nella democrazia del paese ogni giorno? Guardate l'articolo 3 della Costituzione: bisogna rimuovere gli ostacoli. Bisogna rimuovere gli ostacoli per garantire i diritti, la libertà, tutto, cioè la pienezza della libertà, della promozione sociale e dell'emancipazione. Grandi costituzioni emancipative. E quindi chi doveva rimuovere gli ostacoli? Se non le grandi forze politiche di massa, con i loro programmi diversi, con le loro ideologie diverse, con le loro aspirazioni diverse, ma tutti concentrati a svolgere quel lavoro. Così crescono i partiti. E diventano quindi non solo parte, guardate bene che questa è stata una caratteristica fondamentale che poi ha portato negli anni 70 a formulare l'ipotesi del compromesso storico da parte di Berlinguer o da parte di Moro della terza fase della democrazia italiana. Perché quei partiti non dovevano essere solo di parte, ma dovevano essere facitori di democrazia, costantemente facitori di nuova democrazia. Non la faccio più. Quando è che c'è la svolta? Quando è che cade questa spinta? Voi sentite questa spinta nella società italiana, questa spinta al riscatto, questa spinta di miglioramento della propria esistenza, questa spinta di riequilibrio dei rapporti di forza svantaggiati? Adesso lasciate perdere le analisi al dettaglio, interessano poco, perché poi le politiche sono una conseguenza di qualcosa di nucleare che tu avverti. Voi sentite questo? C'è ancora una sinistra, e tantomeno i partiti di massa, che raccolgono e organizzano questo sentimento e danno forza a chi sta solo. Perché in questa modernità la solitudine è la cifra più insopportabile, ma più diffusa. Voi sentite questo? No. Il libro parte da questo, dall'affievolirsi di tutto questo. E la data in cui io, diciamo, ritengo che c'è stata la svolta fondamentale, è la data che va dall'89 al 92. Perché queste due date? E ve le riassumo concettualmente in due parole. Nell'89 crolla il comunismo, c'è il crollo del muro di Berlino e poco tempo, qualche mese dopo, anche il crollo dell'Unione Sovietica, con quello che sappiamo. L'ultimo tentativo di Gorbaciov, fallito, di riformare quei paesi. Quei paesi erano arrivati proprio alla frutta, erano delle forme con Stalin spietatamente dittatoriali, criminali, poi, susseguentemente con Brezhnev,
illiberali, burocratiche, statiche. Quindi era giusto che crollasse quel mondo, è stata una liberazione per milioni di cittadini. Ma il punto è che crollando quel mondo, quelli che erano stati sempre dalla parte delle idee neoliberiste, di destra, tutte le cose che sappiamo e che sono state raccontate anche molto bene qui, e hanno detto, bene, mo è crollato sto mondo e ce n'è uno solo, la fine della storia, cioè c'è solo il mondo occidentale. Questa cosa è come la, i gruppi dirigenti della sinistra di allora la seppero affrontare, non la seppero affrontare. Quando anche cambiò il nome del Partito Comunista in un altro partito che non si chiamava più comunista, non ci fu quel ragionamento che pure qualcuno accennò, lo stesso Occhetto accennò in una parte della sua relazione al congresso che cambiò il nome, di dire vabbè è crollato un mondo ma non c'è solo quell'altro, noi abbiamo il compito di togliere da sotto le macerie del muro di Berlino i nostri ideali di liberazione, di critica alla società. Quel lavoro appunto a cui mi richiamavo prima, che di fronte alle ingiustizie si mette in campo con una nuova modernità, una nuova capacità innovativa, una nuova analisi del mondo. Questo non c'è stato. La sinistra italiana ha dedicato pochissimo tempo a questa ricerca e moltissimo tempo al tema del governo. Governo, governo, solo governo. Fino alle forme più patologiche, oddio, al governo, io rivendico un po' anche i risultati della mia parte politica, non è che abbiamo fatto anche bene, certe volte abbiamo salvato l'Italia, non c'è dubbio su questo, la democrazia italiana, ma solo dal governo, quel carattere terragno di cui parlava Vittoria e quel carattere umano di cui parlava Moro, tu lo perdi di vista, non lo vedi più, sei un'astronave che non guarda più la terra, cioè non segue più quei processi, anche quei microprocessi che invece cambiano la società, che la fanno soffrire o la fanno sperare, ma da quella dimensione aerea perdi di vista la vita, perdi di vista la vita. Questo è successo alla sinistra italiana, cioè la esclusiva opzione di governo ha fatto perdere le radici nei processi reali. Questo è stato, secondo me, nel libro, sostengo questo, il vero dramma della sinistra italiana. Pur avendo svolto positivamente, in certi momenti, l'azione di governo per salvare l'Italia. Quindi siamo rimasti senza un punto di vista critico sulla modernità, sono passati gli altri, è passata l'ideologia degli altri, i modi di vita, i costumi, i miti, quel tipo di anche consumismo insensato, ripetitivo, che alla fine, come diceva Pasolini, già nel 75 ha omologato i tipi umani della società italiana. Tutti sono uguali, tutti sono consumatori al servizio di un processo produttivo che non crea più progresso, dice Pasolini, ma crea solo sviluppo. Queste sono le parole esatte di Pierpaolo Pasolini. E questo è un bel guaio, questa è stata la crisi della sinistra. Ma accanto a questo, e non lo voglio far troppo lungo, c'è un altro aspetto. Il 92 fa crollare quei partiti di massa a cui prima mi riferivo. Anche quei partiti erano arrivati alla frutta, perché non è... I giudici sono intervenuti perché la politica non è riuscita a rinnovarsi. Poi sono intervenuti in modo anche discutibile, però sostanzialmente sono intervenuti dove la politica non era riuscita a ricavarsi. Eppure dall'81, perché questo accade nel 92, dall'81 Enrico Berlinguer aveva fatto un'intervista bellissima
concessa a Eugenio Scalfari, uscita su Repubblica, sulla questione morale, che in questi giorni ritorna. Ma perché ritorna? Perché quando tu perdi, questa è una riflessione che dobbiamo fare, perché io sono un garantista, quindi finché non ci sono le prove, le condanne, però perché noi siamo di fronte a questi episodi che abbiamo visto in questi giorni? Anche nella parte di sinistra, perché di più sinistra, no? Articolo 1, coinvolto in queste vicende europee. Ma perché la gente a un certo punto si trova a casa 500.000 euro, 600.000 euro, come è successo in questi giorni? Quando fra l'altro i parlamentari europei, io sono stato parlamentare europeo, insomma, guadagnano un sacco di soldi. Ma perché? E perché quando la politica si stacca dalla vita normale, diventa autoreferenziale. E quando tu sei autoreferenziale, ti senti onnipotente, ti senti Dio, ti senti intoccabile. E quando tu perdi il contatto con le motivazioni profonde che ti hanno fatto fare una scelta politica, è evidente che sei pronto a tutto, perché sono i valori degli altri che ti sono venuti dentro. È qui che si scolora la sinistra. Ed ecco perché ritornare a svolgere un ruolo nella società di difesa degli ultimi e di tentativo di ribaltare i rapporti tra il dolore, tra la sofferenza, tra l'inferno di certe vite e invece chi comanda è fondamentale. Non esce. La questione morale è conseguenza di questa crisi ideale. Non è che la crisi ideale viene perché ci sono questi episodi. E questi episodi, anche del passato, molti di meno, sono successi anche a sinistra. Ci fu un amministratore del Partito Comunista Italiano, negli anni 50, che fuggì con tutta la cassa. Quindi non è che non ci sono, fu un caso isolato. E aveva anche quello ragioni politiche, perché era contro la svolta di Togliatti e aveva un legame con Secchia, era contro la svolta e l'apertura verso la società italiana di Palmiro Togliatti. Ecco, ma quindi ci siamo capiti, ma il soggetto politico che c'era stato nei 30 anni successivi, i soggetti politici successivi alla liberazione, non ripeto quindi i nomi di quei partiti, e svolgevano quel ruolo che prima ho ricordato. Dopo il 92, crollati quei partiti, che cosa è successo? La sinistra ha detto, no, ma oddio, quei partiti sono arrivati al limite, è giusto che siano crollati, adesso però noi dobbiamo ricostruire partiti diversi, ma che in qualche modo possano svolgere la funzione democratica che svolgevano gli altri partiti. Non c'è stato niente di tutto questo. Il soggetto politico della sinistra è rimasto intatto. C'è stato un tentativo di cambiare un po' la forma partito con la nascita del Partito Democratico. La cosa più innovativa che c'era nella carta dei valori, insomma, nella ipotesi di partito che fu approvata nel 2008 al Congresso, cioè i referendum per gli iscritti, tra gli iscritti per decidere su questioni fondamentali, non è stata mai attivata dal 2008. Pensate che interesse sulla forma partito c'è stata da parte dei gruppi dirigenti della sinistra? Niente. Quindi noi abbiamo avuto un combinato disposto tra incapacità di mettere al centro un nuovo punto di vista critico sulla modernità e anche l'incapacità di costruire un nuovo strumento politico, il soggetto del partito, che in forme inedite facesse però il lavoro democratico di fluidificazione, diciamo, tra la società e il potere che avevano svolto i grandi partiti di massa. E da qui la crisi che viviamo oggi e dalla quale non siamo usciti. E dice poi è nato il populismo, e grazie, ma il populismo non è la causa della crisi dei partiti, il populismo è la conseguenza della crisi dei partiti. Attenzione,
Io sono stato messo in croce per aver proposto, in una lunga intervista su Corriere della Sera, la formazione del governo tra la sinistra e il Movimento 5 Stelle. Sono stato crocifisso. Ma io perché ho fatto questa proposta, che poi è stata fondamentale per costituire il Conte 2? È perché io sentivo che la questione del populismo italiano ci stava totalmente isolando. Cioè nel 2018 eravamo il PD al 18% contro tutti. Se con l'anatema pedagogico, ah, voi siete populisti, voi siete populisti, quando tutti, la marea populista ci circondava, tra la destra e il Movimento 5 Stelle che avevano governato insieme, e noi eravamo un piccolo francobollo, il PD, antipatico, inviso, incapace di dare una prospettiva di governo, perché noi andammo nel 2018 senza una prospettiva di governo offerta agli elettori. È chiaro che allora devi incominciare a capire che cos'è il populismo. Il populismo è la mancanza di una sinistra capace di dare risposte. E dentro quel populismo devi vedere il populismo che sta totalmente lontano da te, oppure un populismo contraddittorio come era quello del Movimento 5 Stelle, con dentro elementi di sinistra ed elementi di destra, e quindi dialogare, quindi aprire contraddizioni. Questo mi hanno insegnato i maestri della politica della sinistra. Questo abbiamo cercato di fare. Poi le cose sono andate come sapete, Draghi, il crollo di Draghi, adesso di nuovo queste due sinistre, queste due forze progressiste, il PD, il Movimento 5 Stelle, stanno un po' in cagnesco, e tuttavia le difficoltà derivano soprattutto dagli errori nostri. Come se ne esce? E chiudo. E non è facile uscirne. Non è facile affatto uscirne. E io indico delle strade e parlo nel libro di una nuova umanità che risorge. Molti di voi, i partiti proprio, penso, i partiti che ci sono oggi, la crisi che prima ricordavo, c'è il 50% di astensionismo in Italia. A me mi fanno ridere i partiti. Io ho fatto un dibattito con un bravo sociologo, De Masi, che ragionava tutto in termini, che poi la sociologia, secondo me, poi posso sbagliarmi, a forza di voler essere analitica si diventa ideologica, è solo l'approccio politico che fa capire veramente i movimenti della società. Allora questo amico sociologo ragionava dicendo così: adesso ci sono tre sinistre. Una sinistra è il PD, che è una sinistra borghese, si riferisce ai ceti borghesi. Poi c'è una sinistra proletaria, il Movimento 5 Stelle, e poi c'è una sinistra ideologica minoritaria, che però fa rivivere anche le analisi, le parole così importanti dell'Ottocento, dei grandi maestri del socialismo e del comune. Scusate, ma io che sono nato con in testa, a 14 anni avevo già in testa la liberazione delle persone, e sono stato comunista per tanti anni, mo me vuoi chiudere dentro il PD che si occupa solo della ZDL, di quelli che guadagnano un sacco di soldi, mi pare una grande idea. E poi il Movimento 5 Stelle, che pure ha dentro cose che sappiamo, ma è attrezzato ad essere il rappresentante del proletariato italiano, ci vuole forse qualcosa di più, anche una storia maggiore. Allora lui mi diceva: sì, però adesso ognuno copre uno spazio e cerchiamo di ottimizzare. E io ho detto: no, c'è l'immenso spazio del 50% che non vota.
C'è una prateria che può essere arata, sia dai 5 Stelle, sia dal PD, a condizione che siano capaci di parlare un nuovo linguaggio, di stare dentro ai processi che pure ci sono. Perché dico questo? Perché quando dico nuova umanità, io mi riferisco alle persone che sono insoddisfatte, soffrono, sono sole, non fanno politica, diffidano nei partiti, ma sono disponibili spesso a combattere su grandi temi che riguardano il nostro futuro. Da dove viene questa partecipazione enorme dei giovani alle battaglie ambientaliste? Da dove viene l'insofferenza di tanti giovani rispetto alla condizione del lavoro così squalificato, che non c'è, o il lavoro povero, o il lavoro precario? C'è questa insofferenza. Da dove viene l'insofferenza per la fatica del vivere? Vedete, non è più una questione solo di censo, seppure conta moltissimo in Italia, perché si sono abbassati i redditi della povera gente, sono aumentati i redditi dei ricchi. Ma non è solo questo, è la fatica del vivere. In una società che non ti dà la possibilità di esprimere fino in fondo te stesso, di far venire fuori i mondi che c'hai dentro di te, non la dà questa possibilità. Pensate alla vita di una donna, io lo dico sempre, perché poi gli uomini, insomma, sì, se c'hai il marito o il ragazzo, bravo, ma di solito va sempre in testa alle donne. Cioè, sono più brave le donne. Non c'è paragone. Si alzano la mattina, se hanno i figli, prepara la colazione, li vesti, poi li porti a scuola, poi vai al lavoro. Al lavoro magari incontri il tuo capo che ha le padurnie, devi subire, e poi esci, e il traffico della città, Roma, Napoli. E poi riprendere i ragazzi, e poi portarli magari a ginnastica, e poi andare a casa, la cena. Poi ti stramazzi davanti alla televisione. Queste non sono vite, sono spezzoni di vite strozzate. Allora c'è una disponibilità. È molto diffusa, molecolare, non si sa organizzare in una società così, come è stato detto, sabbiosa, liquida, chiamiamola come ci pare. Non ci sono i fili del collegamento, ma c'è questa disponibilità. E quindi il compito, e chiudo veramente, per la sinistra, è quello di organizzare questa disponibilità, cercare di prendere contatto, attraversare questa disponibilità, anche se talvolta è rozza, talvolta è arrabbiata, talvolta è difficile, ma è il nostro compito. Altrimenti non ne usciamo, perché una sinistra senza popolo non è una sinistra. Questo dico nel libro. E naturalmente occorrerebbe che cosa? Occorrerebbe una grande capacità di costruire soggetti politici transnazionali. Non basta l'Italia, non basta la Francia, non basta la Germania. Ormai la sfida è continentale, è mondiale. Quindi noi dovremo guardare a sindacati transnazionali, a partiti transnazionali, cioè una capacità di intervenire nell'arena del mondo con la politica. E questo dovrebbe fare anche la sinistra italiana. Poi naturalmente occorrerebbe non regalare alla destra la dimensione locale, perché la terra è un concetto, è un valore nostro. La terra non significa l'esclusione dell'altro, la terra non significa localismo. Guardate come nelle città spesso questa sinistra così in difficoltà vince. Noi governiamo, credo, il 70% dei comuni in Italia. Perché? Perché c'è una classe di gente costretta a stare tra la gente. La cacciano via. E questa dimensione della terra locale è molto importante, perché la terra è ciò che ti ha generato, che ti ha formato, che ti ha costruito, e te la porti nel cuore. Non è il fatto che tu abiti lì, no, tu puoi andare anche fuori a lavorare in Germania, in Italia, ma la terra, pensate agli emigranti italiani e al loro legame viscerale con i posti dai quali provenivano. Quello è un concetto che non dico io alla sinistra, poi ognuno di voi pensa quello che crede, naturalmente.
ma un concetto che non dobbiamo, un valore che non dobbiamo lasciare alla Meloni in chiave di chiusura verso il mondo, ma invece il riconoscimento della radice che ti ha generato. E infine l'Europa, il ruolo dell'Europa. Guardate che sulla guerra l'Europa è stata assente. Io non ho mai avuto un dubbio sul fatto di sostenere l'Ucraina anche sul piano concreto e militare, perché quando c'è qualcuno che ti offende in maniera unilaterale tu devi aiutare chi si difende per sopravvivere. Non ho dubbi, ma mentre fai questo non è che te devi mettere l'elmetto della NATO e aderire alla ideologia militare, di un'alleanza militare, e far coincidere la tua funzione l'Europa con quell'alleanza. No! Mentre aiuti devi pensare al compromesso, al futuro, alla pace. Pace, parola così poco pronunciata. E la pace significa non accontentare Putin, ma capire che Putin, che si è comportato da criminale, governa quel paese, perché quel paese da quando l'89 è crollato, è stato umiliato, non aiutato. E la Russia, che è un grandissimo impero, lo è sempre stato nella sua storia, e che ha una parte così palpitante europea, perché ricacciarla verso l'Asia? Perché? La Russia è San Pietroburgo, una città meravigliosa, un po' Parigi, un po' Venezia. Nel secolo passato e all'inizio di questo del secolo, nel secolo, nell'Ottocento e all'inizio del secolo passato, è stata la culla di una cultura straordinaria che ha visto prima di altre culture la crisi del moderno e dell'Europa. Io lo ricordo sempre, Puskin, Gogol, Dostoevskij, la grande musica, la grande poesia. La grande poesia di donne straordinarie come Nakhmatov. E noi che facciamo? La regaliamo all'Asia. Non è parte dell'Europa. Non dobbiamo noi come Europa unificare queste energie e porci come il centro di un dialogo multipolare. Perché come si può pensare che l'Occidente, dopo la globalizzazione, continui a voler governare tutto? Ma la globalizzazione non è solo il banchetto dei finanzieri. La globalizzazione ha portato in tutto il mondo a vedere come si vive, ha messo in moto forze, tecnologie, industrie. E che fai? Prima fai i comodi tuoi, poi siccome la Cina è diventata forte, l'India è diventata forte, il sud-est asiatico è diventato forte, la Russia vuole anche essere sicura sui propri confini, allora a quel punto tu dici no. Ci siamo solo noi. E anzi, se gli altri crescono, vengono visti con sospetto solo perché crescono. Ma questo non regge. Ci vuole una capacità di interscambio e di riconoscimento multipolare di ciò che è emerso in questa fase storica nel mondo. Chiudo dicendo una cosa che ha sottolineato Vittoria Franco, il mio finale su socialismo e cristianesimo. Vedete, lì c'è un dialogo con Riccardi, Andrea Riccardi, che ha scritto un bellissimo libro, ne ha scritti tanti, ma uno molto bello, che si chiama La Chiesa brucia. Riccardi dice: la Chiesa è in crisi. La Chiesa è in crisi come istituzione. Però, dice Riccardi, attenzione, perché nella nostra società occidentale, seppure è in crisi l'istituzione, molecolarmente si è insediato nell'animo dei cittadini qualcosa che non può non essere definito cristiano. Cioè, e lui dice: non possiamo non definirci tutti un po' cristiani. È vero. Perché a parte le istituzioni, e poi nella società, nello scorrere della società, nella formazione delle nuove generazioni, si deposita qualcosa che è stato respirato, che fa parte della tua storia. E allora io gli rispondo: sì, è vero, ma è la stessa cosa un po' per i socialisti. Le forme politiche sono in netta decadenza.
Il PD, ma adesso non voglio parlare del PD e del congresso, non si capisce bene che è. Infatti io chiedo a questo congresso, ma scegliamo, fate capire, facciamo capire che cosa vogliamo. Non mi piacciono i minuetti, quanto sei bravo tu, quanto sei bravo tu, si concorre alla segreteria. Ognuno mette in campo in modo non reticente e tosto le sue idee, e no, il minuetto è unanimistico, per niente. Ma adesso non voglio entrare nel... Comunque le forme politiche sono in crisi, però io penso che dietro di noi ci prema una storia, la storia delle lotte degli umili, dell'esperienza dei diseredati, della voglia di liberazione che ci viene dalla nostra tradizione, ci spinge alle spalle e anche inconsapevolmente noi appunto la respiriamo e la viviamo. Quali sono le due cose che uniscono il cristianesimo e il socialismo? L'attenzione sulla persona umana. Noi abbiamo avuto nel Novecento un secolo terribile, dove le ideologie hanno fatto premio sulla vita delle persone. Tant'è che nel dopoguerra la cultura esistenzialista europea ha suonato il drin drin, la campanella, e ha richiamato al valore unico e irripetibile della vita umana. Non si può sacrificare una vita umana perché per il nome di un'ideologia astratta o di un potere che pensa di essere il migliore e che non si vuole contraddire. No, non è possibile. L'incontro tra il cristianesimo e il socialismo mette insieme le due cose migliori di queste tradizioni di liberazione e di promozione umana che stanno nel mettere al centro la vita delle persone. E io non trovo, chiudo con queste parole, io non trovo niente di più gratificante, niente di più importante. Non c'è potere, non c'è comando, non c'è di quello nel breve spazio della vita. E noi abbiamo uno spazio della vita abbastanza breve. Pensate ai miliardi di anni del passato, ai miliardi di anni che ci saranno nel futuro, ma che cosa siamo? Fuscelli. Ma allora che cosa, dove dobbiamo andare a parare? Questa è la domanda radicale che io pongo nel, ma dove dobbiamo andare a parare? Le grandi gesta? Che diventi assessore? Oppure diventi primo ministro? Capo staff. Oppure eserciti il comando sull'altro. Ci sono pagine molto belle di un grande autore che vi consiglio di leggere, Elias Canetti, che premio Nobel, che nel suo libro Massa e Potere ha delle profondità immense. Lui parla della soddisfazione dell'uccidere, cioè la soddisfazione del sopravvissuto. Perché? Perché quello è un delirio. Cioè tu uccidi l'altro e nel momento che uccidi l'altro ti fai Dio, ti senti Dio. Ma quanto è vana questa sensazione? Quanto è vana, quanto è nevrotica questa sensazione? E invece non c'è niente di più bello che in questo tratto di vita di dire vabbè, io non so da dove vengo e dove andrò, tranne quelli che hanno fede, ma la fede è una grazia. La fede è una grazia. Però intanto in questo spazio di tempo, in questa vita che mi è data così misteriosamente, ma che cosa posso fare? Onorarla. È l'unica cosa che sta nelle nostre mani. Onorarla. E onorarla significa combattere perché tutto quello che hai dentro, sei malato, sei sano, sei intelligente, meno intelligente, sei un po' pigro, un po' meno pigro, sei quello che sei, ma in ogni caso sei, cioè ogni persona ha dentro un tesoro che sono le sue umane potenzialità che deve liberamente, con un cuore aperto, affermare nella sua esistenza, renderla piena. E questo farlo anche per il tuo vicino, perché lì c'è veramente una concreta e non nevrotica volontà di potenza,
perché tu dai vita o cerchi di dare vita piena anche a chi ti sta accanto. Questo puoi fare, onorare la vita. E badate che questo, che è un sentimento, naturalmente i cristiani pensano anche a un'altra vita, ma nel tempo dato possono camminare a braccetto con i socialisti o con i non credenti, che ci sono anche tanti socialisti che credono. Guardate quanto sarebbe migliore una società che ha come parametro questo. E nel libro io riprendo le parole di un grandissimo poeta, uno dei più grandi del Novecento, Ezra Pound, che poi è stato sottratto alla cultura mondiale, insomma, da una parte politica, no? Dal fascismo, ma che, come tutta la grande arte, si svincola per quello che è dalle ideologie che gli si mettono sopra o dalle ideologie che chi scrive pensa di avere. Ha una sua autonomia il pensiero poetante. E in questa autonomia del pensiero poetante, Ezra Pound dice una cosa bellissima. Si rivolge a un giovane e dice: deponi la tua vanità. Oh, quanto, chiudendo questo intervento già troppo lungo, mi va di dire questa cosa a voi, abbiate misura. E lui dice così, Ezra Pound: non voler scombinare la gerarchia che la natura ti ha dato, perché l'albero e la sua chioma verde sono il tuo cappello, perché tutto ciò che ti circonda ha un significato e un posto nel mondo, non voler scombinare con un atto di vanità, dice. Deponi la tua vanità, dice Ezra Pound, bellissimo, rivolto a questo giovane. Quindi stai dentro l'armonia delle cose. Però poi dice un'altra cosa molto importante, sempre rivolto al giovane: il fare non è vanità, il fare. E cioè quel vivere pienamente le tue giornate, quel mettere in moto ciò che di diverso dagli animali o dalle piante tu hai, nella gerarchia che ti compete, ma che tu hai diverso rispetto alle altre cose del mondo, viventi o non viventi. Il fare non è vanità, anzi il fare, il non fare, ti mette dentro l'animo quel dubbio che ti fa esitare, e cioè che non ti fa vivere. Ecco, l'augurio più grande di quest'aula di università, parlando di queste cose, cioè di politica, è proprio questo: non esitate, non esitate a vivere, partendo proprio da ciò che di più profondo avete individuato in voi di talento, di propensione, di soddisfazione e di idealità, perché in questo modo incontrerete alla fine la politica, non magari quella di oggi, ma quella che serve per mantenere alto questo vostro obiettivo. C'è qualche domanda? Buonasera. Nel suo libro lei spiega come la sinistra, anche attraversata da molti problemi, ha ancora molto da offrire. La mia domanda è: perché la sinistra si merita e semmai potrà tornare sulla retta via? Facciamo, raccogliamo? Sì. Qualche altro domanda? Sì. Buonasera, onorevole Bettini. La mia domanda è: il libro parla di conflitti sociali e di capitalismo. Cosa intende lei quando si parla di riformare il capitalismo? Okay.
io in realtà volevo chiedere, abbiamo parlato, insomma, abbiamo detto che in più occasioni a livello storico i partiti, diciamo, sono stati recriminati del fatto che si sono allontanati dall'interpretazione della società, insomma, quindi nell'immanenza all'interno della società che mutava. Effettivamente io, la mia domanda è, questa ha portato ad un allontanamento da parte dei partiti sul territorio, o è proprio il fatto che, per esempio, la sinistra, essendosi magari allontanata dal territorio, di conseguenza non è riuscita a tenere il passo con la società in cui doveva appunto operare e lavorare? Buonasera onorevole Bettini, volevo domandare, dato che si parla di questa scollatura della sinistra dal popolo, questa divisione, come si fa a ripararla senza scadere comunque in una demagogia come magari altre forze politiche più a destra in un certo senso? Grazie. Altre domande? Possiamo andare. Allora, domande importanti, in parte ad alcune ho già risposto, diciamo, con il mio intervento. Ecco. Che cosa significa riformare il capitalismo? È una cosa abbastanza semplice, almeno teoricamente, sul piano della spiegazione. Il capitalismo è una forma di produzione, il capitalismo è il capitalismo, in sé non è né buono né cattivo. Ci sono delle pagine bellissime dello stesso Marx che descrive, diciamo, in modo ammirato la forza, la potenza sociale del capitalismo, la capacità delle macchine di produrre, di lavorare, eccetera. Però questa forma di produzione io la definisco così, è vegetativa, cioè non ha coscienza. Questa forma di produzione ha un solo obiettivo, quella di determinare nel momento presente il massimo profitto per chi detiene i mezzi di questa produzione. Questo è il suo. Non si può chiedere al capitalismo qualcosa di diverso, non c'è un capitalismo buono o cattivo, è quella cosa lì. Naturalmente però per mandare avanti una comunità ci vuole pure preveggenza, ci vuole anche capacità di fare un interesse generale di una comunità, perché se no come la tieni in piedi una comunità? Se in una comunità irrompe in maniera così violenta, così unilaterale, appunto senza alcun elemento spirituale, entra questa forza, e questa forza ti porta in avanti, quello che chiamava Pasolini lo sviluppo, ma non ti crea le condizioni di un avanzamento civile, della civiltà. Questo è il punto di fondo. Ora, ci sono state strade nel passato. Il capitalismo va abbattuto con la rivoluzione. 1917, ho parlato. Ma tutte le rivoluzioni si sono trasformate nel contrario degli ideali che le avevano promosse. Quindi la strada di una trasformazione, di una riforma o di un imbrigliamento positivo di questa forza è quella di una trasformazione democratica che sta tutta dentro la Costituzione italiana, cioè conflitto, soluzione del conflitto, nuovo conflitto, nuova soluzione con un compromesso, cioè è un continuum. È come se queste due forze, la politica e il capitalismo, si confrontassero continuamente, nessuna eliminando l'altra. Il problema è che negli ultimi decenni è stata la politica a essere eliminata, o comunque una politica che non fosse
un'ideologia apologetica del capitalismo in sé, ma fosse anche una visione più generale nella quale queste forze vengono indirizzate a finalità sociali e al progredire della comunità. Questo è il punto. Riformare il capitalismo è questo. Ma è talmente ovvio, solo in Italia sembra una cosa. Il dibattito internazionale, anche degli economisti, queste parole, queste riflessioni sono all'ordine del giorno, sono in Italia. A me mi hanno detto, nel libro c'è scritto riformare il capitalismo, si torna al comunismo, cioè una confusione, si torna a nessun comunismo, si torna esclusivamente ad un ruolo sociale della politica che deve sapere innervare il processo produttivo e fare in modo che non ci sia uno strappo, che dia forma. Io torno molto sul tema delle forme. È come quando l'acqua si disperde sul terreno, no? Cioè una grande pompa, la forza capitalistica, e questa pompa produce tanta acqua che poi però si disperde nel terreno. E invece la politica gli dà un contenitore, e quindi determina che quell'acqua produca effetti positivi, ma dentro ad una forma che è la forma più adatta per far progredire la società e per fare in modo che non sia la lotta di tutti contro tutti, oppure unilaterale, diciamo, comando e quindi forza, e che si poi che infierisce sulla vita di miliardi di persone, cioè i pochi contro i tanti. Quindi riformare il capitalismo ha esattamente questo significato. Si è allontanata la politica, è stato detto, quindi la sinistra che cosa deve rifare, la prima domanda. E io ho cercato di dirlo, ma si è allontanata per il semplice motivo che la data è quella, guardate ragazzi, è quella. Dopo l'89 è crollato un orizzonte di società altra, di società A. Non perché la Russia rappresentasse una società altra, intendete bene, perché quel crollo si è portato appresso tutta una storia che non è quella della Russia, è la storia millenaria dei diseredati, della possibilità dei diseredati di poter diventare la classe dirigente di un paese. Questo è il punto, e nel lampo del 17 questo è avvenuto con una forza che nella storia umana non si è mai verificata in quel modo. Ecco che io parlo del lampo. Noi dopo, perso quell'orizzonte, siamo stati soverchiati dalle ideologie e i miti del neoliberismo. È così. E quando nel PD, nel mio partito, io dico, attenzione, perché se è un partito che guarda alla fine, anche se non guarda solo a questo, ma alla fine diventa il partito delle persone benestanti, illuminate, dei ceti medi, eccetera, eccetera, e l'essere sociale determina l'ideologia. Dice, ah, ma perché ci sono elementi anche di esercizio del potere, certe volte non corretto, di distanza da parte anche di pezzi del Partito Democratico, oppure c'è qualche ruberia. Perché se tu sei una cosa, cioè sei votato da una parte della società, che comunque è una parte certamente illuminata sui diritti, eccetera, ma che socialmente è la parte protetta, e alla fine sei svincolato da una storia. Poco da fare. E questo è un dramma, perché non diventi più sinistra. Sinistra senza popolo e senza storia non è sinistra, è un'altra cosa. L'esigenza di non allontanare. Ma ci siamo allontanati perché, ho detto, di fronte al dramma di quel biennio 89, triennio 89-92, non abbiamo dato le risposte adeguate. E infine, demagogia. Io ti racconto, alla domanda che è stata fatta su questo, racconto un episodio e chiudo con questo. Uno dei miei grandi maestri, oltre a Pietro Ingrao, è stato Paolo Bufalini, che è stato
un dirigente del Partito Comunista raffinatissimo, importante, importantissimo, romano, scriveva quasi sempre la parte internazionale delle relazioni di Enrico Berlinguer. E un giorno Bufalini, io ero segretario, giovanissimo segretario della Federazione Romana del PC e membro della direzione di quel partito, a poco più di 30 anni, quindi ero il più giovane, perché poi Veltroni entrò dopo e D'Alema era un po' più vecchio di me, era anche lui membro della direzione del partito, ma era un po' più vecchio di me. E io, lui mi disse, caro Goffri, ricordati che quando dirigi il partito di Roma tu c'hai due fronti. Uno è il fronte degli avversari e uno è un fronte interno che è il plebeismo. Roma era una città plebea. Attenzione, di un plebeismo diverso da quello che si può incontrare a Napoli, perché il plebeismo napoletano, adesso dico una cosa che forse, il plebeismo napoletano, fra virgolette, è più colto, cioè si porta dietro una storia che comunque ha tramandato certe cose. Il plebeismo romano no, il plebeismo romano è veramente fastidioso, scanzonato, incolto, rozzo. E quindi Bufalini mi diceva, attenzione, devi fare questa battaglia. Però poi mi aggiungeva, ma questo plebeismo non ti devi mai allontanare da questi strati del popolo. Li devi attraversare, li devi tenere con te, perché svolgendo un ruolo dirigente li educhi, ma ne sei educato. Cioè la durezza dell'attraversamento di questo popolo che ti mette in imbarazzo, che non parla il tuo linguaggio, che non ha le tue stesse idee, la tua stessa visione del mondo, è fondamentale, perché altrimenti diventi elitario. Ecco, l'equilibrio di una sinistra non demagogica è questo: insegnare e cambiare. Cambiare perché questo insegnare e attraversare la demagogia porta a capire certe cose per quanto ti riguarda nella funzione dirigente e nello stesso tempo serve a disciplinare, come diceva Bufalini, a trasformare la plebe in popolo cosciente. È un lavoro difficilissimo, un lavoro di coraggio, di fatica, non lo fai dall'ufficio, di fatica, di coraggio e di cultura. Di grande cultura, perché in questo attraversamento non ti devi perdere, ma non ti perdi se hai cultura. Se hai cioè una classe dirigente che oltre ad andare in televisione, a fare i tweet, legge, legge, legge e ancora legge. Perché non c'è innovazione senza maneggiare bene la tradizione. L'innovazione è sempre innovazione della tradizione, altrimenti è uno sberleffo postmoderno che si arrampica sugli specchi. E penso che questo, per fare questo occorre grande lavoro, una discussione, ripeto, anche per il prossimo congresso del PD, molto franca, molto vera e anche molto dura. Io volevo ringraziare il direttore del Dipartimento, ringraziare voi e soprattutto ringraziare Goffredo Bettini. Fate tesoro di parole che non rimangono a mezz'aria, per una semplice ragione, perché poi quando cercate di capire che cos'è la politica, spesso la si trova nelle parole che vengono dette, quindi credo che stasera, attraverso anche un messaggio che io ho detto a Goffredo in tante altre occasioni, che questo è anche un libro un po' antico, no? Sì, come no. Perché cerca di
riacchiappare una modalità di fare politica, ma poi quel sentimento di riacchiappare un modello di fare politica significa poi riacchiappare l'umano, perché sennò altrimenti anche un libro diventa una tecnica di marketing. Escono una miriade di libri, ma se il libro non fa scaturire una dialettica, un confronto, come è successo con il direttore, dopo la presentazione del libro il direttore mi ha fatto una serie di interrogativi, mi ha posto la sua idea, e siccome non sempre d'accordo, però questo ha motivato il sentimento di fare un ragionamento. Se il libro diventa questo, e allora le idee hanno la possibilità di camminare, non sempre si incontrano, ma questo significa poi politica. Quindi io ringrazio voi, ringrazio Radio Radicale e ringrazio il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il professore Amato.